ora vorrei dare la parola a Vincenzo Manco, presidente del WISP, e appunto lo sport l'ha nominato in apertura a Spadafora, che non è dovuto andare via appunto perché ci stanno le votazioni, diciamo, un filo importanti sul DEF, quindi lo scuserete. Ma lo sport come metodo di inclusione è estremamente importante, soprattutto per le ragazze, e quindi vorrei anche chiedere, diciamo, nessuno l'ha nominato, però diciamo il diritto lo uso, cioè moltissime di queste atlete sono ragazze cresciute in Italia, fiere di portare medaglie all'Italia, ma non hanno la cittadinanza, quindi diciamo questo una discriminazione che poi si ripercuote nelle scuole e soprattutto in loro stesse, quindi lì credo che lo sport possa moltissimo. Prego. Mi provo a schematizzare, diciamo, un po' il mio contributo a questa conferenza, intanto perché la WISP, mi arriva la domanda di cui buffare, e lo sport per tutti ha un significato, diciamo, Associazione Lo Sport per Tutti, Unione Italiana Sport per Tutti, e WISP è l'acronimo della nostra organizzazione, ha un significato profondo legato alla dignità e ai diritti di ogni persona, quindi partendo dalle bambine e dalle ragazze. Noi organizziamo gioco e sport, spesso se ne dimentica nel sistema sportivo italiano, ma soprattutto gioco, oltre che sport, e questi due, diciamo, concetti rappresentano, per quanto riguarda la WISP, il diritto, un diritto che produce di fatto autonomia, produce consapevolezza di sé, produce consapevolezza del proprio corpo, quindi consapevolezza delle differenze che, come si diceva anche prima, devono diventare dentro un percorso di confronto valorizzazione. Terzo, che cosa fa un'organizzazione come la nostra, essendo un'associazione sportiva? Agisce attraverso il proprio corpo, e il corpo, per quanto ci riguarda, come primo ambiente, deve essere un corpo cui va garantita integrità e rispetto. Quindi la cultura delle differenze che attraverso la pratica sportiva si può costruire può essere uno dei tanti motori per arrivare a un'idea di uguaglianza. Attraverso cosa? Attraverso sicuramente la formazione, quindi attraverso la conoscenza. Lo sport, lo sa bene il ministro Spadafora, come la pensiamo da tempo, ma credo che sia acquisito, anche se poi non corrispondente a quelli che sono i temi, ma si sta discutendo, diciamo, anche in questi giorni, in questi mesi, di una riforma del sistema sportivo italiano, può essere considerata la terza agenzia formativa nazionale dopo la scuola, l'università, la famiglia. Perché i nostri figli spesso e volentieri nel rapporto con un dirigente, con un tecnico, con un allenatore trascorrono una buona fetta del proprio tempo dell'arco della giornata. Quindi formazione dei nostri operatori per costruire un percorso di pratica sportiva, di attività motoria, di rapporto con lo sport che deve essere contro pregiudizi e discriminazioni. E quindi è un po' facile, diciamo, incontrarsi con Terre Somme, questi presupposti da qualche anno a questa parte. Siamo un'associazione di sport e di promozione sociale, quindi abbiamo stipulato un protocollo, abbiamo, diciamo, e continuiamo a vivere esperienze in alcune zone del mondo, soprattutto, diciamo, in particolare in Medio Oriente. Tra l'altro a breve un nostro formatore arriverà nei campi profughi palestinesi che è, diciamo, nel rapporto con gli operatori di Terre Somme, costruirà appunto percorsi di e quindi di consapevolezza anche lì attraverso il gioco di pratica sportiva di sé. È evidente che tutto questo ha, diciamo, un'idea molto legata alla domanda che faceva la ministra di Alfaro, ai tempi del riconoscimento di quelli che sono i diritti di italiani, di fatto, che ormai vivono da tantissimi anni nel nostro paese, si aggiunge seconda, terza generazione quando si fa un ragionamento su chi è, diciamo, è considerato purtroppo ancora oggi straniero. La WISP è da tempo impegnata anche con interventi nel rapporto con le federazioni sportive. L'altro giorno abbiamo avuto un
partenza a questo lancio dell'osservatorio contro i fatti di discriminazione razziale e di discriminazione di genere nel bisessismo, di omofobia, transfobia nello sport, con il direttore dell'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni, è stata lanciata appunto questa proposta, quindi abbiamo portato come una delle nostre buone pratiche, come tante altre che ne facciamo, il cosiddetto domicilio sportivo, quindi nel rapporto con le federazioni, avere, permettere il riconoscimento di alcune realtà sportive, società sportive, Liga Inantes, qui a Roma ne è un esempio, che è una società sportiva fatta e composta solo di rifugiati richiedenti asilo, che purtroppo frequentano il campionato di terza categoria, ma fino ad oggi sono stati considerati fuori classifica, pur avendo per 5 anni, diciamo, anche essendo stati insigniti nella Coppa Disciplina come una delle società sportive, diciamo, più corrette nel rapporto con la pratica sportiva, con quel campionato. Chiudo dicendo che tra le nostre, quindi, come dire, noi da tempo caldeggiamo un intervento a proposito, diciamo, della presenza oggi dei luoghi dove siamo, si è riaperto questo dibattito sull'incultura, sull'insoli temperato, e speriamo che, diciamo, la politica, a proposito del pluralismo politico, ci si faccia, diciamo, carico di questo, ci si assuma una responsabilità e fino in fondo. Noi su questo tema ci siamo da tempo. Chiudo, e la UISP nel 1985 ha costruito, a proposito, diciamo, di un lavoro, di un intervento per il riconoscimento di una parità di diritti, quindi parità di genere nello sport tra uomo e donna, la Carta dei diritti delle donne nello sport, presentata anche in Europa. Abbiamo ripreso un lavoro su questo 2-3 anni, lo stiamo portando in giro nel rapporto con le istituzioni e con altre realtà, appunto, associative, e di recente abbiamo, insieme all'Associazione Giulia Giornalista, quindi ne approfitto anche qui per la presenza, appunto, di Maria Buffaro e di Roberto Natale, che ringrazio per l'impegno, diciamo, che ci mette anche in altri ambiti dove è presente la UISP, per, insomma, rapporto anche con il terzo settore, il giornale radio sociale e quant'altro. Con l'associazione Giulia abbiamo, ecco, diciamo, condiviso un manifesto che riguarda il linguaggio del giornalismo sportivo, che deve farsi carico di essere un linguaggio, diciamo, che verrebbe appunto da dire uguale, quindi privo di stereotipi, quando si parla, ecco, del rapporto tra il giornalismo, i media e lo sport al femminile, spesso e volentieri, diciamo, si fa fatica ancora oggi a declinarlo come mai. E questo è, diciamo, il motivo per cui noi insisteremo, continueremo, aggiorneremo il nostro protocollo con il Terdesondo, perché al centro, l'ho visto, prima della prestazione, prima del legittimo risultato, mette, diciamo, la capacità, appunto, di ogni persona, di ognuno di noi, uomo o donna che sia, di rapportarsi al meglio con il proprio corpo, conoscere le differenze e mettere a disposizione per raggiungere un sistema di uguaglianza e di parità. Vi ringrazio. Grazie, soprattutto per aver ricordato lo sport, appunto, ci dovrebbe permettere di concentrarci su ciò che unisce piuttosto che su ciò che divide, anche se poi c'è, in Italia abbiamo la particolarità del calcio, della tifoseria, non quello è una parentesi.